Bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi video spacchettamento di una cosa che in teoria dovevo spacchettare tempo fa, ma tempo fa non l'ho trovata. L'ho trovata più o meno una settimanina fa, però ormai il Natale è passato. Però faccio finta che il mio regalo della Befana, perché domani sarà la Befana per me, ma per voi la Befana è oggi, quindi io sono la Befana, mi sono fatta un autoregalo, mettiamola così, e apriremo insieme il calendario dell'avvento della Revolution. Questo qua l'ho preso su Pinkpanda quando l'hanno messo sul sito prima di Natale, ovviamente. Sono entrata per prenderlo, ma puff, non c'era più disponibilità, quindi l'ho trovato, vi ripeto, una settimanina fa. E quindi ho detto, chi se ne frega, lo prendo lo stesso, lo apro perché voglio, sono assolutamente curiosa di aprire tutte le caselline. Qua c'è un piccolo spoiler di quello che possiamo trovare, però fa lo stesso. E intanto vi voglio invitare a iscrivervi al mio canale qua sotto cliccando così la scritta iscriviti, attivare la campanellina per non perdervi neanche un mio video di aperture, pacchi, cucina e vlog, perché tutti i giorni farò vedere a tutti quanti cosa faccio durante la mia vita, praticamente le stesse cose, però voglio rendervi partecipi della mia vita. Poi intanto nella mano ho provato alcuni prodotti, va bene, benissimo. E questo non va più via, perfetto. E attivate la campanellina per non perdervi tutto ciò. Quindi iniziamo ad aprire il calendario dell'avvento. E vi ricordo anche che se vedete un marmocchietto, un gnomino ogni tanto camminare qua dietro, oppure il riflesso dalla TV, è il mio bimbo che ogni tanto viene a spiare quello che faccio nei video, se lo sentite parlare, ovviamente. Incominciamo subito. Intanto il calendario è molto molto grosso, non vedo l'ora di aprirlo, sono come una bimba Natale, come la Befana Natale, uguale. E è tutto di questo rosa, oro rosa, molto molto bello. Mi dispiace aprirlo, ma lo devo aprire. Tiriamo via questa qua. Ah no, Melania, se non tiri lo scotch non verrà mai. Perché mettono sempre questi scotch? Ah, questo calendario dell'avvento, se non l'ho detto non mi ricordo, l'ho trovato, l'ho preso su Pinkpanda. Chi mi segue da tanto sa che io sono amante del sito Pinkpanda e quindi l'ho preso lì. Potevo andare anche a vedere se lo trovavo prima nel sito Revolution, ma insomma mi viene fuori prima Pinkpanda, quindi l'ho preso da Pinkpanda. Apriamo, sono riuscita a tirare via tutto lo scotch. No, c'è qualcosa che mi frena, non capisco dove. Ok, perfetto, perfetto. Ma ecco, un po' qua è rovinato, mi dispiace perché io le cose le tengo perfette. E un altro mio, la mia cosa strana che alcuni di voi hanno definito strana è che io le palettine che compro, specialmente e soprattutto collezioni tipo Friends, Disney, non le tocco, non le utilizzo. Anche quelle della Revolution fatte di latta, comunque con particolari, non le utilizzo mai. A parte quelle della Revolution che trovo nelle mystery box, insomma le classiche. Aspettate che vi faccio vedere. Faccio un esempio, qua già in mano, tipo queste qua, o queste qua, io le utilizzo, però quelle delle collezioni, soprattutto Disney, assolutamente no. E infatti sono strana, lo so, sono stranissima. Comunque, vabbè, fa lo stesso, prendetemi come sono. Vado a tirare via il coperchio trasparente,
che ovviamente metterò da parte perché dopo la chiuderò e la metterò in esposizione. E queste sono le nostre 25 scatoline da aprire. Iniziamo subito perché siamo già a 5 minuti, se no dura fino a Natale prossimo, e poi Natale prossimo ci sarà un'altra calendario dell'avvento che durerà fino all'anno prossimo ancora, quindi iniziamo subito. Prima scatolina, la numero 1 ovviamente. Ci è rimasta male, pensavo che era fino in fondo qua, invece così, va bene, fa lo stesso. Numero 1 è da tutte le parti, stupendo, spettacolare, il prossimo anno la prenderò immediatamente. Apriamo, senza rompere niente, e troviamo un lip gloss nude, molto molto bello, andiamo a provare subito. Wow, a me piacciono un sacco questi qua. Wow, 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 mi piace già un sacco. Allora, io adoro i lip gloss, li adoro, color carne soprattutto, e questo mi piace tantissimo. Andiamo avanti. Sono anche andata a prendere una salviettina perché, insomma, vado a pulire la mano ogni tanto perché sennò divento un quadro di Picasso e poi mi sporco queste bellissime maniche. Numero 2, sempre color oro rosa, anche qua c'hai due da tutte le parti. Andiamo ad aprire, però voglio aiutarmi con qualcosa perché non voglio assolutamente rompere la scatolina. Ok, pinzetta, andiamo ad aprire. Ok, questo è un brow gel, è un gel per le sopracciglia. Non ho mai usato questi tipi di gel perché c'è veramente, ne ho usato uno del kit di Nicole delle sopracciglia, ma non mi ci trovo tanto, quindi vedremo. È piccolino, troppo troppo carino, ed è trasparente, perfetto. Andiamo avanti, la numero 3. Vediamo cosa c'è qua. Adesso tra un po' chiamerò Fede a farmi aprire una scatolina, perché voleva aprirla anche lui. Questa è diversa la scatolina, con tutte le stelline, con ovviamente sempre il numerino, molto molto carina. E abbiamo, wow, un, anche questo, un lip gloss. No, perché? No, non è un lip gloss, liquid e shadow, un ombretto liquido. Wow, wow, metallizzato, bellissimo, molto 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 bello. Anche questo lo proverò. Aspettate che mi sta venendo un dubbio. No, ok, era un lip gloss, perfetto, perfetto. Mi devo ricordare di metterlo tra gli ombretti, perché sennò mi metto un ombretto in bocca, perfetto. Mi vado a pulire e andiamo avanti con la numero 4, che non so assolutamente dove sia, 4. Questa qua sempre con le stelline. Dov'è la mia amatissima e fedelissima pinzetta? Ok. Questo è sempre un lipstick. Non sempre, ne ho trovato uno, è un lip gloss Melania, sempre. Sembra che è il 50esimo che trovi, comunque. Sempre color nude. Questo ce l'ho già, però uno in più non fa mai male, sempre il nude. Perfetto. Tiratemi via un dubbio. Questa parte qua deve essere perfetta. Sì! Allora, io ne ho uno uguale identico. Questa parte qua non viene via assolutamente. Ho provato in tutti i modi, con una forbice a tirarlo su. Ha provato mio marito, ma non viene via. È perfetto. C'è una cosa
troppo toga avere un po' anche di... Finisce questo, dici, vabbè, prendo un pennellino, uso questo per fare una cosa perfetta, cioè, troppo toga. Numero 5, Melania, stai parlando troppo. 5. Pinzetta. Bisturi. Apriamo. Questa è una matita, insomma. Sì, è una matita eyeliner classica nera. Wow, morbidissima e scrive perfettamente. Anche questa approvata. Intanto mi vado a pulire. Poi numero, ho già perso i numeri. Sono arrivata al numero 5, sì, 5. Iniziamo bene. Alla quinta casellina perdo già i numeri. Aspetta. 6. È vuota? Proviamo. No, non è vuota. Cos'è? Ah. Elastico. Mi serve. Per i capelli? Mi serve. Profuma anche. No, non profuma, non so cos'è, ma non profuma. Perfetto, comunque molto utile l'elastico. Casellina 7. Andiamo ad aprire. Mi piace un sacco aprire i calendari dell'avvento. Dovrebbero fare i calendari dell'avvento tutto l'anno. Calendario dell'avvento di febbraio, di marzo, aprile, maggio, giugno, tutti i mesi. Un altro rossettino. Colore un po' più scuro, ovviamente, su rosina. Aspettate che... Ok, molto bello anche questo. Sempre matte. E andiamo a fare la prova del 9, vediamo. Sì! Non so perché quell'altro non riesco. Boh, vabbè. Poi, numero 8. Questo è pesantuccia. Apriamo. Dove le ho lanciate, che poi mi servono, non le trovo più. Ok, wow, questa micro palettina di ombretti. Il packaging è troppo carino, è tutta nera e ha tutte le stelline dorate e ha questi colori. Se riesco ad aprirla. Ok, wow, molto belli. Ha questo dorato vinaccia. Questo è lilla, sì, marrone, beige, viola chiaro e grigio. Molto carini, mi piacciono un sacco. E questa qua è una di quelle palettine che andrò ad utilizzare. Intanto tiriamo via questo rossettino. Andiamo avanti. 9, questo piccino. Apriamo con la pinzetta. Ok. E troviamo, se viene via, un blush di questo rosa. Allora, dalla camera, dalla tele, dalla camera, da questa camera sembra un rosa chiaro. Invece è molto scuro. Quasi è color pesca, più scuro, vedete il mio dito, molto scuro. Però non mi dispiace ogni tanto fare Heidi. Una volta l'ho messo anche a Fede, già Fede ha le guanciottone, io ho messo il blush rosa, faceva troppo ridere. Andiamo avanti, abbiamo aperto il numero 9, apriamo il numero 10. Ok, questo l'ho strappato un pochino, ma fa lo stesso. Questo è un lip gloss. Questi qua fatto a tubetto. Trasparente, semplice, trasparente. Niente di che. L'odore è buono. Però è un semplice lip gloss da usare tutti i giorni. Non ha brillantini, non ha niente.
Quindi perfetto da mettere in borsetta ogni tanto, darselo. Numero 11. Sempre la nostra pinzetta, che è molto utile. A volte, ok, sì, già mi stavo ricredendo comunque. Perché io scendo così? Sembra che mi divento una meba così. No. Questa cos'è? Una matita per le sopracciglia. Andiamo a vedere il colore. Marrone, anche questa, devo dire la verità, mi serviva. Non so se il marrone è giusto per me, ma penso proprio di sì. Quindi ho provato anche questo. Numero 12. Vediamo cos'è. È un primer, wow! Un primer per gli occhi mi serviva un sacco, mi serviva davvero troppo. Aspettate che lo metto bene perché dove lo metto qua? Mi serviva tantissimo un primer per gli occhi. È da tanto che lo cercavo, ero indecisa sul sito, sono andata a vedere sul sito della NYX perché ne trovavo uno in particolare, ma non sono riuscita a trovarlo. Ho provato anche da Pink Panda, ma questo qua non l'ho mai visto, quindi non so se è una cosa che mi sono veloce o io proprio non l'ho trovata. E nei negozi adesso non si può andare in giro, quindi sinceramente non ci sono andata. Quindi fortunatamente l'ho trovato nel calendario magnifico dell'avvento della Revolution. Numero 13. Vediamo. Ok, cosa? Si viene fuori, ok, perfetto. Questo è sempre per le sopracciglia, matitone. Ah, questo qua serve per, aiutatemi se non vorrei sbagliarmi, ma per delineare forse, insomma, le sopracciglia. Io queste cose qua le uso veramente poco, è trasparente, non si vede niente. È tipo al tatto sembra un gel, siccome da delineare bene le sopracciglia. Scrivetemelo nei commenti perché vi ripeto, queste cose qua delle sopracciglia non le conosco a parte insomma la matita per disegnarle e basta. Numero 14. Riesco ad aprirlo. Forza Melania. Bravissima. Ok. Questo che cos'è? Ok, questo ciao, numero 14. È un illuminante. Molto molto bello anche questo. Dorato. Andiamo a provare. Molto bello. Molto 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 bello. Proviamolo subito. Non si vede molto. Ma vabbè, proveremo in un make-up. Casellina 15. Questo è pesante. Speriamo che ci sia un altro primer perché lo voglio troppo un altro. Ne voglio, cioè, se finisce subito, come faccio? Questo è un altro ma è mascara liquido. Un altro ombretto liquido. Bronzo. Infatti ho fatto un po' il grumetto. Molto molto bello. Allora, dico la verità, non ho mai provato ombretti liquidi, quindi per me sarà un'esperienza perché proprio liquidi ombretti mai, mai. Sarà la prima volta quando lo userò che insomma mi metterò addosso un ombretto liquido. Andiamo avanti con la numero, anzi no, io per, sì, la 16, perché la 17 è
infognata là, la numero 16. Ok. E questo è un lip gloss. Vediamo, fate che mi pulisco un po' la mano dalla salvietta. Molto bello, molto molto bello, mi piacciono un sacco questi lip gloss, mi piacciono un sacco, bellissimo, non ha glitter, niente, semplice, pulito e li adoro. Andiamo avanti, intanto se vedete che guardo là è perché c'è la finestra e ogni tanto passa qualcuno con la macchina e mi acceca. 17. Che cos'è? Pennellino, questo qua con la punta diagonale tagliata, non so se si dice così, scusatemi, ma termine dei pennelli non la so, lo uso io molto per delineare l'eyeliner, la codina in fondo, piccino picciò, però pennelli sempre utilissimi. Numero 18. Ok, questa si è aperta bene. Perché? Sembra che vado giù nei bassi fondi. Vabbè. Wow, questo è un lip gloss semplice e trasparente. Vediamo quanto trasparente sia. Trasparentissimo. Proprio molto, molto, non si vede neanche. E qua. Trasparente, semplice, trasparente. Anche questo va. Da Dio. Andiamo avanti, abbiamo la numero 19. Numero 19. Se si apre, bene, non si apre, adesso già rompendo troppo. Andiamo anche un po' da questa parte. Ok. Ok. Questo è una polvere, una cipria compatta, semplice, classica. Anche questo, questa utile, numero 20. Apriamo. Ok. Un altro pennellino. Questo io lo uso quando ho dei glitter o dei brillantini, come in questo caso li applico con questa qua molto molto sottile, tipo lingua di gatto. Poi, 21. Dov'è qua? Ok, un'altra matita per le labbra, perché le matite? Ok, questa la userò sicuramente, marrone, scusate, da abbinare a questo lip gloss, perfetto. Poi andiamo avanti, numero 23. No, scusate. Andiamo avanti, numero 22. Tardi i numeri. Tanto io mi metto anche a posto, perché cioè, non so dove sto andando, ma mi sposto sempre, non capisco motivo. Vabbè. Avrò la casa nuova prima o poi con la mia stanza, con tutte le mie cose da poter fare i video in santa pace. Questo altro pennellino qua, di solito io questi lo uso per quando faccio il contouring per andare a sfumare, quindi sempre, ripeto, pennelli utili. Numero 23, questo è leggero, sarà un altro per i codini, no, cos'è? Ah, ok, specchietto, dietro alla scritta Revolution, in oro rosa con tutte le stelline. 24.
a 24. Tanto passano le macchine. Un altro pennellino. Questo è la prima volta che lo vedo, questo sottile, sottile, lungo. Però non so cosa potrebbe servire. Comunque, questo qua. E infine la numero 25. Andiamo ad aprire. Molto grossa, 25. Ovviamente Natale. A Natale ci vogliono i grossi, i regali più grossi. È una palettina. La Midnight Packaging, stupendo, al bordo nero con tutte queste stelline oro rosa e ha dei colori meravigliosi. Meravigliosi. Sono uno più bello dell'altro. Ne ha 1, 2, 3, 4 matte e tutti gli altri shimmer. Molto molto belli. Questo blu è fantastico. Molto molto bello. Questo color bronzo. Molto bello. Il viola, proviamo questo viola. Tanto io non so dove. Molto bello anche questo. E infine ne proviamo uno marrone, anzi questo argentato qua. Dove lo metto, dove lo metto, dove lo metto, non lo so. Molto bello, molto molto bello, mi piace un sacco. E di queste palettine io insomma le uso spesso perché appunto sono classiche Revolution e non sono quelle che fanno loro ogni tanto, c'è quella con le piume di pappagallo, quella con il piume del fenicottero, quella mandala, quella con la pelle di serpente, quella fatta a Chuck di Friends, ecco quelle no, della Disney ovviamente no, ma queste palettine qua le uso volentieri perché mi piacciono un sacco, molto molto molto. Adesso io mi rimetto qua a mettere a posto tutte le caselline, ovviamente i prodotti li metterò via e sono molto molto soddisfatta di questo calendario dell'avvento, spero che il prossimo anno lo rifacciano, ovviamente spero con un packaging un po' diverso. Io vi mando un grosso bacio, scrivetevi a voi stessi nei vostri commenti, scrivetemi qua nei commenti se avete comprato questo calendario dell'avvento, cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo trovato e quale è il vostro preferito. I miei preferiti sono questi qua, ovviamente questo soprattutto il primer per gli occhi perché lo cercavo, i due lip gloss e i due ombretti liquidi che proverò assolutamente, ma anche ovviamente i due rossettini che ho scoperto la magia del pezzo di sotto. Vi ricordo di, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere neanche un mio video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!